Guardi, qualsiasi strumento di politica attiva, e nella seconda parte il reddito di cittadinanza lo è anche, ha bisogno, non è sufficiente da solo, ma è un contributo verso l'inserimento del mercato del lavoro insieme agli investimenti. Quindi quello che voglio dire è che qualsiasi politica attiva non può funzionare se non ci sono domande di lavoro appropriate, quindi se non ci sono posti vacanti, le politiche attive hanno poco senso. Quindi oggi noi viviamo, secondo me, scontiamo sostanzialmente una scarsa domanda di lavoro. E qualsiasi politica dal lato dell'offerta ha una difficoltà. A mio parere, tuttavia, la valutazione sul reddito di cittadinanza si deve fare sulla base di aver mobilizzato risorse che prima erano immobili. Noi avevamo, ancora abbiamo, diversi milioni di persone immobili, cioè non attive sul mercato del lavoro. Adesso abbiamo 2,5 milioni di persone che ricevono il sostegno, molti sono bambini, 377.000 nuclei di bambini, con bambini, 200.000 nuclei con disabili, 150.000 nuclei con anziani, quindi non abili al lavoro, no? Non comunque prossimi al mercato del lavoro. E per costoro c'è stato un incremento netto della qualità della vita, per costoro c'è stata una riduzione della povertà, quindi un'alleviazione delle condizioni di povertà. E su questo va valutato il reddito di cittadinanza, non credo. Quindi secondo lei, diciamo, bisogna insistere a fare una valutazione su un periodo un po' più lungo? La valutazione va fatta sulle politiche attive, va fatta sicuramente su un periodo un po' più lungo. Come dire, noi abbiamo messo uno strumento in campo. Questo strumento in campo dovrà dare risposte nel momento in cui il Paese comincia a crescere, allocando le risorse che ha mobilizzato sul mercato del lavoro.